Grazie, signora. Lei viene spesso qui? Soltanto nel periodo dei congressi. Ah, capisco. Molto bene, grazie, mi scusi. Sì, è stato divertente. Ehi, Pete, senti che odore. Divertente. Vieni, ti offro da bere. Voi non ci crederete, ma questi signori sono uomini d'affari. Tutto l'anno prendono decisioni che valgono milioni di dollari. Sono abilissimi, decisi, dignitosi e efficienti. Poi si radunano per un congresso e bang! Si danno alla bella vita, alla scapigliatura. Ammesso che abbiano ancora dei capelli. Io adoro gli uomini completamente calvi, hanno la fronte alta. Mi sono spiegato? No, grazie, non sono un fabbricante di soldi. Lo so, ma ne vorrei scattare una solo per me. Perché? Perché lei è il famoso Simon Templar. Vuole una foto, signore? Sicuro, piccolo, fammi una foto, su, scatta. Ecco, è il suo scontrino. No, no, signore, devo continuare a lavorare. Brutti maiali! Ma sei ammattito, toglimi le zampe di dosso. Norma, non posso permettere che qualche maiale... Sei un imbecille! Andiamo a riposare, Kingham. Avremo una giornata faticosa domani. Da come si comportano i delegati ho l'impressione che i congressi siano una perdita di tempo. Dovresti vederli sotto un'altra luce. Più gli altri si coprono di ridicolo e si comportano da stupidi, e più occasioni si presentano per noi. Già, veramente non ci avevo mai pensato. Bisogna considerare ogni aspetto, è importante. Ti ho fatto venire nella filiale di San Francisco perché mi aspetto grandi cose da te. E questo congresso ti offre grandi possibilità. Sa che quando si tratta di vendere io ci riesco. Non ne dubito. Altrimenti non ti troveresti qui. Già, esatto. La signora Fennick è con lei? No, è rimasta a casa a New York, odia i congressi. È anche lei convinta che sono una perdita di tempo. Non intendevo dir questo. Oh, non importa. Liana odia tutto quello che ha a che fare con i dolci. Eccetto il profitto. Mi dispiace. Anche a me. Ma anche a me piacciono i profitti. Così abbiamo qualcosa in comune. Sarà meglio che vada. Il mio appartamento è dall'altra parte della città. Ci vediamo in ufficio domattina. A proposito, non ci sarò fino alle 12. Ho dei clienti da vedere. Ah, allora buon riposo. Anche a lei, signor Fennick. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. Sai 07, per favore. Ecco, signor Fennick, buonanotte. Grazie, buonanotte. E nessuna telefonata? Nessuna telefonata per i 607. Grazie. Norma, Fennick è di sopra, stanza 607, sai cosa fare? Dammi un paio di minuti, per favore. Ti aspetto fuori dell'ascensore, al sesto piano. D'accordo. Che cosa c'è? Telegramma, signore. Lo faccia passare sotto la porta. Mi dispiace, signore, deve firmare. E va bene. Presto! Muoviti! Che cosa vuoi, Alec? Te. Hai strani modi per dimostrarlo. Mi spiace, Norma, avevo perduto il controllo. Ma non è colpa mia, quegli ubriaconi non fanno che buttartisi addosso. E le occhiate che ti lanciano... Ma io neppure li noto. Io sì, invece, e non li sopporto. Tu sei mia. Tu lo sai quello che provo per te. Io...
Devo tornare a lavorare. Anche tu. Norma, devi lasciare questo lavoro. Oh, sicuro. E tornare a tritare cipolle in un ristorante per $40. Non ci sarai costretta, Norma. Sposiamoci. Lo so che non sono ricco, ma potremmo farcela. Non vedo come riusciremmo a vivere. Forse in una topaia non più grande di questo camerino. Impazziremmo tutti e due. Ma Norma, se tu volessi provare... Ne parleremo più tardi, d'accordo? Che cos'hai addosso? Dovrei dire che cosa non hai indosso. Dove sei stata? Non sono affari tuoi, non sei il mio padrone. Hai fatto qualche sporco lavoro per Vermont, no, vero? E va bene, Norma. Riuscirò a scoprirlo. Alex sta lontano da lui. Dillo a lui di starmi lontano, perché se Ver Bolton mi viene vicino io l'ammazzo. Mi dispiace di interrompere questa brillante conversazione. Il mio nome è Simon Templar. Io sono Otis Q. Fennick. Beh, Otis, chi è lei? Un topo d'albergo? No. Sbircia le finestre? Come ha detto? Beh, lei non è niente di tutto questo. Lei fabbrica dolci. Oh, la Fennick Candy Company. L'ha sentita nominare? Ho paura che sia un'imperdonabile mancanza, ma non la conosco. Cosa faceva sulla scala di sicurezza? Voleva rubare la formula segreta per le caramelle? No. No. Io sono stato truffato. Perché non si siede? Grazie. Ora mi racconti tutto quanto. Mi stavo preparando per andare a letto quando hanno bussato alla porta. Oh, signor Templar, devo bere qualcosa. Sicuro. Portineria? No, 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 una bottiglia dal bar. Bar? Bene, ho capito. Stanza 507. Bene. Appena torna il cameriere. Sì, aspetto, grazie infinite. Signor Fennick, lei mi diceva che si preparava ad andare a letto quando hanno bussato. Beh, io ho chiesto chi era e mi hanno detto telegramma. E lei ha aperto la porta? Sì, e c'erano un uomo e una ragazza. La ragazza si è tolta il soprabito e lo ha gettato a terra e poi mi ha stretto fra le braccia e l'uomo ha scattato una fotografia. Non mi dica, voglio indovinare. Lei era in pigiama. Come fa a saperlo? Era prevedibile. Ha cercato di cacciarli via? Sì, ho cercato di rompere la sua macchina, ma l'uomo mi ha dato un pugno. Sono svenuto e quando ho ripreso i sensi erano spariti. Poi mi sono vestito ed eccomi qui. Signor Fennick, una sola domanda ancora. Perché la scala di sicurezza? Ecco, volevo andare di sotto per cercare di rintracciare quella ragazza. L'avevo già veduta stasera. Fa le foto nella sala delle riunioni. Ah, quella bella ragazza in costume? Sì. Non ha risposto alla mia domanda. Perché la scala di sicurezza? È allergico agli ascensori? No, 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 no. Ho pensato che il complice fosse nel salone d'ingresso e non volevo che mi vedesse parlare con lei. Ma l'avrebbe vista entrare nella sala delle riunioni. No, no, non intendevo fare questo. Pensavo di aspettarla fuori dell'albergo e parlarle appena uscita. Signor Fennick, lei non crede che si tratti di uno di quegli stupidi scherzi che si fanno ai congressi? Senta, Templar, quell'uomo mi ha aggredito. Mi ha fatto perdere i sensi e non è uno scherzo. Intendono ricattarmi. È quello che occorre a mia moglie. Allora esiste anche una signora, Fennick? Sfortunatamente. È qui a San Francisco? No, è rimasta a casa a New York. A godersi i teatri, i balletti, il visone, senza dubbio. Sì, ama divertirsi. E crede che i congressi siano solo una scusa per darsi alla pazza gioia. Beh, lei mi comprende. L'atteggiamento in cui lei è stato fotografato. Esatto. Quindi se lei raccontasse a sua moglie quello che ha raccontato a me, sarebbe accolto con risate di scherzo. Mia moglie non crederebbe una parola. Signor Fennick, comincio a capire il suo problema.
Grazie. Non mi dica che è lui che ha scattato la foto. No, ma ha qualche cosa a che fare con la ragazza. Hanno avuto una lite nel bar un'oretta fa. Solo per curiosità, cosa avrebbe fatto dopo aver trovato la ragazza? Immagino che qualcuno l'abbia pagata per posare per la fotografia. Così le avrei offerto il doppio per avere il negativo. Non c'è nulla di illogico nella sua idea, salvo che non regge. Supponga che la ragazza non avesse accettato, cosa che poteva benissimo accadere per molte ragioni. Lei avrebbe soltanto dimostrato ai malviventi che era spaventato e così avrebbe dato loro la possibilità di aumentare le pretese. Ascolti, signor Templar, le ho già arrecato troppo disturbo. Questo non è un suo problema. Il ricatto lo è, specie quando si tratta di un'azione losca come questa. Aspetti qui fino al mio ritorno. Perché? Signor Fennick, lei ha già ricevuto un pugno in faccia. Lei è un dilettante alle prese con dei professionisti. Se li affronta direttamente potrebbe farsi male o peggio. Ora mi dia ascolto e aspetti che torni, d'accordo? Se lo dice lei. Perfetto. Per sicurezza la chiudo qui dentro. Le dispiace? No. Cosa intende fare? Sono pronto a tutto, stia tranquillo. Dov'è la ragazza che fa le fotografie? Norma? Non è qui. Ah, mi sento sollevato. Temevo che fosse divenuta invisibile. È andata a casa presto, era indisposta. Potrei mettermi in contatto con lei? Sarà di nuovo qui domani sera. Parto domani pomeriggio, vorrei avere delle foto. E perché non me l'ha detto? Già, è vero. C'è scritto Van Bolton. Sì, Bolton ha la concessione, Norma lavora per lui. Norma, qual è il suo cognome? Lei vada di sotto e chieda delle foto scattate da Norma. Va bene, ci vado. Non vuole bere? Sì, ma non qui. Salve. Ha già fatto fuori la bottiglia, signore? No, per la verità ora cerco Norma. Perché? Che cosa vuole? Volevo vederla per alcune foto scattate questa sera. Lei non ha per caso a che fare con Bolton? Perché? Anche lui scatta foto. Può andare a chiederlo a lui. Posso permettere che lei si preoccupi dei miei problemi. Non mi resta che pagare e prenderla come viene. Dimentichi tutto quanto. Vorrei il signor Fennick, per favore. Mi dispiace molto, ma il signor Fennick non può essere disturbato. Qual è la sua stanza? Sono desolato, ma non posso darle l'informazione. Non possiamo permettere che lei lo disturbi bussando alla sua porta. Che cosa le fa pensare che farei questo? Sono sicuro che non lo farebbe, signore. Così non occorre che le dia il numero della stanza. Buonanotte. Mi inviti al suo funerale? Chi l'ha? Sono io, Verne, Liana Fennick. Pensavo che tu non venissi più. L'aereo è partito in ritardo da New York. Hai le foto? Te lo aveva assicurato, no? Oh, meraviglioso, Verne. Esattamente quello che volevo. Soddisfatta? Completamente. Allora dammi i miei $1,000. Non ti fideresti neanche di tua madre, vero? Non lo so, non l'ho mai avuta. Sempre il solito, Verne. E la medesima Liana. Oh, no, Verne. Io ho fatto strada nel mondo. Davvero? Tu sei convinta che i vestiti di lusso ti rendano migliore di quello che eri quando lavoravi per me? Dov'è il negativo? È custodito in un posto sicurissimo. È mio, io lo voglio. Sicuro, Liana, tu puoi averlo. Senti, è tardi e io sono stanca. Dammelo ora. Oh, no.
Non ora, sempre che tu non abbia $10,000 nella borsetta. Vedi, io penso che quella foto, con la legge sul divorzio che vige a New York e i quattrini di Otis, valga almeno $500,000. A meno che... A meno che cosa? A meno che io non mi faccia vivo durante il processo con il negativo. Potrei provare un accordo fraudolento e farti perdere la causa per il divorzio. Sii prudente, Liana, o il prezzo aumenterà. Non voglio essere irragionevole, ma se spegni Otis, io voglio la mia parte. Non ti capita mai di aver paura, Vern? Di che cosa? Paura che un giorno qualcuno ti pianti una pallottola in quella cosa che tu hai per cuore. Buonanotte, Liana. Sei un essere lurido. Sei intriso di sporcizia. Esatto. Quando si fa un mestiere sporco, si incontra gente sporca. Liana. Brent, caro. Ah. Non credo ai miei occhi. Non sei contento di vedermi? Sicuro, ma sono anche sorpreso. Ti credevo a New York. È quello che crede Otis. Vuoi dire che non lo sa? No, e non lo saprà neppure. Mi fermo da una vecchia amica. Perché? Che cosa è successo? Che significa? Guarda. Otis, con una donna, in quelle condizioni. Non è meraviglioso? Chi te l'ha data? L'ho fatta fare apposta. In altre parole, è una trappola. Sì, se la vuoi mettere in quel modo. Come vorresti metterla, invece? Ti prego, Brent, non cominciare a crearmi difficoltà. Vuoi che ottenga il divorzio, no? Sì, ma non in questo modo. Così meschino. Caro, la tua meraviglia è del tutto fuori luogo. Sono anni che supplico Otis di concedermi il divorzio. Non potevo fare altro. Sì, ma questa è una frode, lo sai bene. Non mi piace. E che altro mi consigli, allora? Potresti andare a Reno. Magnifica idea. E contentarmi di una miseria come alimenti. Non ti servono gli alimenti. Io guadagno almeno $20,000 all'anno. E se la situazione cambiasse? Perché? Non ti aspetterai di lavorare per Otis quando saremo sposati. Certo, non mi aspetto di lavorare per Otis, ma io conosco il mestiere piuttosto bene. E se non lavoro per Otis, avrò un altro posto. Non ti servono i quattrini di Otis. Non è questo il punto. E allora quale sarebbe? Ho sopportato Otis per 10 anni e quindi mi spetta qualcosa. E lo terrò presentando quelle foto in tribunale. Gliela farò pagare cara per quello che mi ha fatto. Chi ha scattato la foto? La persona per cui lavoravo si chiama Vern Bolton. Puoi fidarti di lui? No. Per questo sono qui, devo parlarti. Perché? Cosa non va? Trattiene il negativo, vuole $10,000 di me. Che cosa pretende? Senti, Brent, forse avrò $500,000 di dollari. Tu sei matta. Ma che cosa vorresti? Che tornassi a vivere felice e contenta con Otis? È questo che vuoi? Sai che non è così. Certo, è un pasticcio, ma non c'è altra via d'uscita. Che cosa otterresti pagandogli il negativo? Cosa ti assicura che Bolton non ti chieda altro denaro? Potrebbe fare 20 copie delle foto e salassarti per sempre. Brent, tu mi ami veramente? Lo sai che è così. Allora, non spaventarmi, aiutami. Che cosa vuoi? Parlarti. Sto andando a casa. Non ancora. Bolton, Norma ha fatto uno dei tuoi sporchi lavoretti stasera? Te lo ha detto lei? No. Va in giro con l'impermeabile sulla sottoveste perché piove? Ma tu chi sei? Il suo tutore, per caso? Bolton, sono pazzo di Norma. E io ti chiedo, da gentiluomo, di lasciarla stare. Mi giudichi male, Alec. No, Bolton, non mi faccio ingannare da te. Tu non sei che uno sporco ricattatore. Io non l'obbligo con la pistola, la tua Norma, e lo sai, ci sta per i quattrini. E da oggi non ci starà più. Mai più, intesi? Sta a lei deciderlo, non ti pare? Bolton, io ti avverto. Vuoi lasciarla in pace? Questo è un paese libero. Sei un imbecille! Norma è come una donna di strada!
Trini farebbe qualsiasi cosa. Bolton, è da parecchio tempo che desideravo fare questo. Signor Templar. Signor Fennick. Vorrei porgerle le mie scuse. Non credo sia necessario. È una spiegazione quella che gradirei di più. Oh, ero terribilmente sconvolto l'altra sera e neanche la sua gentile offerta di aiuto è riuscita a tranquillizzarmi. Intendevo rimanere là ad aspettare che lei tornasse, ma ero così nervoso. Semplicemente per curiosità, come ha fatto ad uscire? Dalla serratura o da sotto la porta? Ma che dice? Ho telefonato all'ingresso e ho detto che ero rimasto chiuso nella sua stanza. Ho detto che mi avevano fatto uno scherzo. Che io l'avevo chiusa dentro? Signor Templar, riconosco di aver agito molto male. Ieri sera credevo che l'unico sistema per uscirne senza danni fosse di pagare. Signor Fennick, pagando non ci si libera mai dei ricattatori. Lo so. Così, se lei è ancora disposto ad aiutarmi, io le sarò grato e tenterò di collaborare nel miglior modo possibile. E sarò molto felice di pagare per i suoi servizi. Questo non sarà necessario. Io considero la lotta ai ricattatori come beneficenza. Così lei vuole aiutarmi? Certamente. Dove sta andando ora? Nel mio ufficio. Ci starò tutto il giorno. Bene, signor Fennick. A più tardi. Buongiorno, Miss Grimshaw. Oh, buongiorno, signor Fennick. Come va il congresso? Oh, le solite bevute, i soliti schiamazzi. Non ho dormito tutta la notte per il chiasso. Oh, mi dispiace. E ho molto da fare oggi. La relazione per il congresso non è neppure incominciata. Quindi, né telefonate né interruzioni. Se telefonasse il signor Templar, prenda il numero, lo richiamerò io. Certamente, signor Fennick. Alec. Chi è Alec? Signor Templar. Allora, Norma, chi è Alec? Nessuno. Il cameriere della sala dei congressi? No. È il suo amico, non è così? Sì, ma lui non aveva ragione. Perde subito la calma, non è vero? Ha preso a pugni un congressista ieri sera. Sì, ma lei non crederà che sia responsabile di questo, vero? Ha minacciato Bolton. Non faceva sul serio. Ha minacciato di uccidere Bolton, vedo che lo ha fatto. Signor Templar, lei si sbaglia, deve credermi. Non la credo. E non la crederà la polizia. Per favore, non chiami la polizia. Perché no? Non l'ha ucciso, Alec. Certo, è geloso e molto impulsivo, ma non è un criminale, non è così. Anche lei c'è coinvolta, eh? In cosa? Oh, insomma, la smetta, Norma. So dell'affare di Fennick, di Bolton e della fotografia. È una storia nauseante. Ed ora Bolton è morto, lei c'è implicata come gli altri. Le giuro che io non c'entro. Non ha posato per la foto? Sì, ma non si trattava di ricatto. E che sarebbe allora? Le foto le voleva la moglie di Fennick. È stanca di vivere con quell'uomo, vuole divorziare. Mi ha promesso $300. E lei ha consentito? Sì. Ecco, lo tenga premuto qui. Venga, si segga, io chiamo l'ambulanza.
Voglio il pronto soccorso. È la prima parte. Ha tre spazi? Sì, per favore. Ha notizie del signor Kingham? No, non ancora. Sono le 12:15 ormai. Dovrebbe essere qui fra poco. Appena arriva lo faccia entrare. Pronto? Brent, sei tu? Conosco la sua reputazione, signor Templar. Sono lusingato. Credo che dovrei arrestarla per l'assassinio di Vern Bolton. Tenente, detesto darle una delusione, ma l'autopsia dimostrerà che è morto almeno da 5 ore. Lei spera? Ne sono certo. È stato lei a scoprire il cadavere. Basta, no? Come mai? Così per caso, non è vero? No, stavo cercando Bolton. Perché? Diciamo che volevo avere delle foto. Templar, ho della simpatia per lei, non mi faccia cambiare idea. Le do la mia parola, tenente, non ho niente a che fare con la morte di Bolton. Sono entrato qui e l'ho trovato. Un minuto dopo è entrata Norma Upton. Non ho idea di che cosa volesse. Stavamo parlando, ho sentito un rumore di fuori, ho avuto la visione fuggevole di una pistola e l'ho spinta da una parte. Ma non l'ha spinta completamente fuori tiro. Abbastanza per salvarle la vita. D'accordo, Templar, lei può andare ora. E si renda reperibile. Grazie, tenente. E un'altra cosa. Non si immischi di nulla, intesi? Non si metta nei pasticci e non cerchi altri guai. Tenente, io non vado mai in cerca di guai. Sono i guai a cercare me. Buongiorno, Miss Grimshaw. Buongiorno, signor Kingham. Il signor Fennick l'attende. Buongiorno, signor Fennick. Mi scusi per il ritardo, ma i clienti mi hanno trattenuto. Oh, certo non voglio che tu trascuri dei clienti per causa mia. La disturbo per caso? No, niente affatto. Ho avuto una mattinata molto soddisfacente. Bene, come viene la relazione per il congresso? Splendida. È piena di idee molto affascinanti. Signor Fennick, c'è qualcosa che non va? Possiamo senz'altro dirlo. Dipende da me? Probabile. Tu sei una persona molto intelligente e per questo ho ritenuto di affidarti le filiali della costa occidentale. Dimmi, Brent, ti piace San Francisco? Sì, moltissimo. E non esageri un po' in certe tue simpatie? Senta, signor Fennick, se ho fatto qualcosa che non va, me lo dica, ma non ci giri attorno. E va bene. Poco prima che tu arrivassi qui, ho telefonato a casa tua. E lo sai chi mi ha risposto? Nessuno. Mia moglie. Ma questo è impossibile. Vogliamo riprovare? Signor Fennick, sono molto spiacente, ma certe cose capitano. Non è che mi fossi proposto di distruggere il suo matrimonio. Liana e io ci siamo visti spesso a New York e me ne sono innamorato. Commovente. E immagino che questa grande passione sia reciproca. Sì, noi vogliamo sposarci. Liana è già sposata. Signor Fennick, non starei qui a parlarle di questo se non sapessi che fra voi due è già tutto finito da molto tempo. Liana desidera il divorzio. Lo so. Vuole anche un accordo finanziario, $500,000. Credo che potrei dissuaderla da questo. Tu credi? Sì, ma vorrei un'altra cosa in cambio. Cosa? Un contratto di 10 anni con la Fennick Candy Company. Kingham, voglio esporti la realtà in termini crudi e precisi. Non solo sei licenziato, ma ti renderò impossibile lavorare in qualsiasi altra ditta. Racconterò a tutti quanti i congressisti che sei un ladro, un imbroglione, un bugiardo, un esaltato. Kingham, ti garantisco che tu sei spacciato. Se ne pentirà, e come? Ne dubito molto. Senta, Fennick, Liana ha delle buone carte in mano. Chiederà il divorzio nello stato di New York e le porterà via tutto. Se lei fosse stato ragionevole, avrei dissuaso Liana. Ma se è la guerra che vuole, per Bacco se l'avrà.
Sei una testa calda, non è vero, Misner? Sì, credo di sì. Hai preso a pugno un congressista nel salone l'altra sera. Dava fastidio a Norma. E tu non lo tolleravi? No, non lo tolleravo. È naturale, neanche io l'avrei tollerato. Ma se hai reagito a pugni per un complimento, immagino la tua reazione di fronte a Bolton, che ha coinvolto Norma in una storia veramente sporca. Io non l'ho ucciso. Saprai cosa faceva, vero? Sì. Ad esempio? Coinvolgeva Norma nei suoi ricatti. E tu hai minacciato di ucciderlo? L'ho soltanto detto, non intendevo farlo. Se Vern Bolton viene vicino a me, io lo ammazzo. 5 persone ti hanno sentito urlare questa frase. Certo, l'ho detta. Hai preso una pistola, sei andato da lui e lo hai ucciso. Tenente, non ho mai preso una pistola in mano! Sapevi che Norma sarebbe andata da Bolton per farsi pagare ed hai sparato anche a lei. Cosa vuol dire? Oh, avanti, smettila con le commedie! Ma che cosa c'entra, Norma? Tu non lo sai di cosa sto parlando, eh? Ma che cosa è successo, Norma? È morta! Non crederai che mi lasci ingannare da questa commedia! Ma dov'è Norma? Perché non controlli le tue reazioni? È morta! Ha un proiettile nella spalla. Dov'è Norma? È all'ospedale, lo sapevi, le hai sparato! Non è vero! Tu eri roso dalla gelosia, tu odiavi Bolton e di conseguenza anche Norma! Io voglio vedere Norma! Non fare sciocchezze. Io voglio vedere Norma! Tu non vedrai nessuno per ora. Portalo via, è lui l'assassino di Vern Bolton. Finalmente, aspettavo una tua telefonata. Voglio bere. Ma cosa è successo? Tutto quanto, mi ha licenziato. Non direi sul serio. Cacciato via su due piedi. Per quale ragione? Perché lui sa, questa è la ragione. Sa di noi due? Sì, e sa anche che tu sei a casa mia. È impossibile che lo sappia. Per caso, ha squillato il telefono verso le 12? Sì, ma non c'era nessuno all'altro capo della linea. È quello che credi, c'era Otis, ha riconosciuto la tua voce. Sono deciso a portar via quel pagliaccio fino all'ultimo soldo che ha in tasca. E come? Corri in albergo, subito. Può utilizzare la tua presenza qui per opporsi alle tue richieste. Tu vai in albergo e presentati come sua moglie. Ma a quale scopo? Da $50 al portiere, in modo che testimoni che sei arrivata alle 10:30 e non hai lasciato la tua stanza. Chiaro? Chiaro. Questa è l'ultima parte. Correggerò l'altra mentre copia questa. Quasi quasi lei è mano è più veloce di me che ho la macchina da scrivere. Signor Fennick, ho delle novità per lei. Vuole accomodarsi per cortesia? Ha visto Bolton? Il signor Bolton non è più fra noi. Oh. Come dice? È morto. Morto? Ma come? Lo hanno assassinato. Ma mi sembra incredibile. Può credere alla mia parola. Ma chi? La polizia ha fermato un certo Alec Misner, l'amico di Norma Upton, e il cameriere che ha portato la bottiglia di scotch su da me. Ricorda? Ma io sono completamente sbalordito. È una cosa terribile. Che cosa ci trova di terribile? I ricattatori fanno una brutta fine. Ma il fatto è che la polizia troverà la fotografia. Non l'ha trovata ancora. Allora dov'è? Non ne ho idea. Senta, io credo di saperlo. C'è la mia moglie. Ma non è a New York? No, no, è venuta qui in volo poche ore dopo il mio arrivo. A quanto pare è venuta a trovare il direttore delle mie filiali. Ma ha commesso l'errore di rispondere lei al telefono quando ho chiamato. Ne ho riconosciuto la voce. Le ha parlato? No, non ho detto nulla. L'ho sentita dire pronto e ho riappeso. Quindi ignora che lei sa che è qui? Penso che ora lo sappia perché ho licenziato Kingham. Signor Templar, lei deve trovare mia moglie e quella foto. Non tema, signor Fennick, le troverò. Signor Templar, Alec non è stato, lo so che non è stato. La polizia si sbaglia, io lo conosco. Norma, perché si è messa con Bolton, dato che Alec lo odiava? Io non ragionavo, è questo il fatto. Mi illudevo di cambiare Alec. Volevo che diventasse furbo e si desse da fare. Non volevo che facesse il cameriere per tutta la vita. Pensavo che con un po' di soldi potevamo avere un locale nostro. Oh, signor Templar, per favore, lo aiuti. Norma, posso aiutarlo solo se mi dice la verità. Dirò tutto.
Mi parli dell'attività di Bolton. Oh, era solito scattare foto compromettenti di qualcuno. Ne vendeva una copia, manteneva il negativo per mungere altri quattrini. Dove nascondeva i negativi? Oh, io non lo so, ma non nello studio. Non ha un'idea del nascondiglio? No, è la verità. Ho lavorato con lui solo 6 mesi. Lui non mi diceva nulla. Ma c'è qualcuno che lo sa? Forse Liana Fenwick. Liana Fenwick, perché? Lei faceva questo lavoro per lui, prima che si sposasse. Per questo si è rivolta a lui, per avere la fotografia del marito. Dovrò fare 2 chiacchiere con Liana Fenwick. La signora Fenwick? Sì. Mi chiamo Templar, Simon Templar. Cosa desidera? Vorrei parlarle. Perché no? Io sono un amico di suo marito. Abbiamo tutti i nostri guai. Credevo che lei fosse a New York. Anche Otis lo credeva, ma gli aerei sono molto veloci. Ho avuto la chiave della stanza appena ho detto di essere la signora Fenwick. E ha dato al portiere $50. Pardon? Per questo risulta arrivata alle 10. Ma come ha fatto a saperlo? Ho pagato anch'io il portiere. Perché? Signora Fenwick, non mi interessa se è sposata con Otis Fenwick, con Brent Kingham o con il capo della tribù dei Piedi Neri. Ma quello che non tollero è il ricatto. Non ho la minima idea di che cosa stia parlando. Sto parlando della foto di suo marito alle prese con una ragazza molto disinvolta. Chi gliel'ha detto? Vern Bolton. Perbacco, lei si dà molto da fare. So anche che lei lavorava per lui. Ma tanto tempo fa. Ma ha mantenuto i rapporti, vero? E si è rivolta a Bolton per mettere in trappola suo marito. Signor Templar, per 10 anni ho sopportato Fenwick. Forse valgo poco, ma io sono un essere umano e lui non lo è. Ho quella fotografia e andrò fino in fondo, a qualunque costo. Sa cos'è la collusione? Nessuno può provarla. Eccetto Vern Bolton. Bolton rimarrà tranquillo. Già, lei ha provveduto, vero? Provveduto? Uccidendolo. Uccidendolo? Leggerà la notizia sui giornali del pomeriggio. Ma lei già lo sa. Ho trovato il cadavere. Lei mente. È un ignobile trucco. Perché non la smettiamo con le commedie, signora Fenwick? Bolton faceva il doppio gioco. Lei è andata da lui ieri sera e l'ha ucciso. Signor Templar, conosco la sua reputazione, ma non si atteggia a pubblico ministero con me. Non ho nulla a che fare con la morte di Vern Bolton, ma deve credermi, nessuno più di lui meritava di morire. Se non lo ha ucciso lei, chi è stato? Non ne ho idea. A chi altro interessava la fotografia? Non lo so. Data la sua collaborazione con Bolton, lei forse sa dove aveva le negative. Gliel'ho detto, non lo so. Pensavo che lei ne avesse un'idea. E invece non ce l'ho. A quanto pare ho perduto del tempo. Anch'io per questo. Signora Fenwick, accetti un consiglio. Non si dia troppo da fare o finirà male. E il suo interesse mi commuove, signor Templar. Arrivederci. Ci rivedremo ancora. Ne dubito molto. Bessessai 3472, per favore. Brent, ascolta. So dove si trova il negativo. No, non posso parlare al telefono. Possiamo vederci giù nel salone fra 20 minuti? Mia cara, sono le 3 passate. Se tornasse Otis... Dobbiamo correre questo rischio. Oh, ti prego, Brent, non discutere con me. Vieni qui subito. Va bene. A fra poco. Sì, signor Fenwick? Miss Grimshaw, queste sono le ultime pagine da battere. Sì, signore. Ora rileggerò tutto quanto, ma nessuna interruzione né telefonate, per favore. Non tema, signor Fenwick. Non permetterò a nessuno di disturbarla. Grazie, Miss Grimshaw. Mi dia la portineria, prego. Sono Fenwick, stanza 607. Ci sono messaggi per me? No, signore, non c'è nessun messaggio. Ma sua moglie è arrivata alle 10:30. Sì, sì, la stavo aspettando. Grazie. Devi andare. Ci riuscirò, non temere. Signor Fenwick.
La prendo io. Lei chi è? Guarda che la chiave la prendo io. Salve, vuol dire al signor Fenwick che vorrei vederlo, per favore? Oh, mi dispiace, il signor Fenwick ha detto che non deve essere disturbato. Sta lavorando. Mi ha ordinato di non passargli telefonate e di non interromperlo. Sono le sue parole? Sì, ha detto così. Sta preparando un'importante relazione. Grazie, mi scusi. Stanza 607, per favore. Pronto? Signora Fenwick, qui è Simon Templar. Non faccia domande, non c'è tempo. Lei è in pericolo di vita. Desidero che lei vada nel salone, che mi aspetti lì. Ma, signor Templar... Salve, Liana. Evviva! È la prima volta che arrivi al momento opportuno. Davvero, mia cara? Templar mi ha telefonato. Ha detto che sono in pericolo. In pericolo? Come mai? Mi ha detto di uscire di qui. Mi domando come mai. Non ne ho idea. Potrebbe anche darsi perché si dà il caso che io ho ucciso Vern Bolton. È vero. L'ho ucciso io. Otis! Tu sei ubriaco. No, mia cara, sono del tutto sobrio. Ma tu, Liana, mi hai fatto arrabbiare. Non mi dispiace che si lotti lealmente. Ma quello che hai fatto è stato degradante. Sei davvero una donnaccia. Tu ti sbagli, Otis. No, sei veramente meschina. No. Tu hai detto a Bolton e a quella ragazza... Non è vero. Sono entrati con un trucco da me, dicendo che c'era un telegramma. La ragazza si è spogliata e mi ha buttato le braccia al collo e Bolton ha scattato la foto. È stato così svelto che... ti giuro che non ho niente a che farci, te non è tu vero. Tu mi hai fatto apparire ridicolo. E per questo non mi riuscirà mai di perdonarti. Lo sai... Ho provato una sensazione meravigliosa quando ho ucciso Bolton. Molto spesso la sera, poco prima di addormentarmi, mi immagino in situazioni drammatiche. Comando dei soldati. Sono il capo dell'FBI. E l'altro giorno il sogno è divenuto realtà. E mi sono trovato a uccidere Bolton. È stato... meraviglioso. Otis, non potremo andare giù e parlarne con calma? Sei spaventata, Liana, non è vero? No,
Mi dispiace perché non ho desiderato altro in tutta la mia vita che essere simpatico alla gente. Se tu non fossi stata tanto irragionevole, mia cara, io ti avrei concesso il divorzio. Ma è troppo tardi ora. Che cosa risolveresti, Otis? Niente. E allora perché lo fai? Perché, come tante altre persone al mondo, la mia vita non ha scopo. Sono malato dentro, Liana. Sono morto. Tu mi hai ucciso. Io potrei cambiare, Otis. No, non potresti mai. Potremmo andare in un posto lontano, ricominciare. È troppo tardi. Aiutatemi, aiuto! Oh, no, Otis, non farlo. Tu non sei degna di vivere, cara. Otis! E nessuno lo saprà mai. Miss Grimshaw metterebbe la mano sul fuoco che in questo momento io mi trovo nel mio ufficio, che sto lavorando a una relazione. Posso tornare là in 5 minuti e mezzo. Ho organizzato la tua morte con la massa. Sta bene? Sì, è ammattito, è completamente ammattito. Questo sta alla polizia a accertarlo, sta per arrivare. Signora Fenwick, non credo che sia solo lui il pazzo. Non posso addossare tutta la colpa al suo sposo sempre fedele. Thank you.